Bentornati sul canale del Nabo, continuiamo con Suikoden 3, sì, questo è Suikoden 3, giusto. E lo so, passa tanto tempo tra un video e l'altro, ma impegni a parte, questo è periodo di ferie, quindi non c'è scuola. Questo significa che a meno che non vogliate sentire video con risate, urla e cose varie di sottofondo, sfortunatamente devo trovare il momento perfetto per riuscire a registrare il commento, e a volte il momento perfetto non esiste in giorni e giorni. Quindi comunque oggi ce la sto facendo, finalmente. Yuhu, quando ricomincerà la scuola riuscirò a postare video con un pochettino più di regolarità. Comunque, potrebbero esserci dei colpi di scena, ecco sì, le parole giuste sono colpi di scena in questa puntata e poi nella prossima, perché ci devono essere i colpi di scena sui colpi di scena che stiamo per colpo di scenare oggi, quindi sì, colpi di scena, solo che non c'è sinceramente granché da commentare in questo video, quindi parliamo di altro, giusto perché in questa maniera il mio commento vi impedirà di seguire decentemente le cose che sono scritte nel video, alla grande, allora, perché giustamente qui a casa è diventata quasi un'attività di famiglia oramai. Giocare ad Assassin's Creed, perché le stiamo facendo un po' insieme, principalmente gioco io, però c'è anche il ragazzo, la mia fidanzata che stanno lì a guardare, condividono l'esperienza, quindi è praticamente diventata un'attività familiare. E visto che siamo arrivati all'Odyssey, vale la pena parlare un attimo? Voi li avete giocati, ragazzi? Perché io penso sinceramente che i giochi di Assassin's Creed siano contemporaneamente i giochi più belli e più brutti che io abbia mai visto. E quindi adesso che li ho giocati finalmente riesco a capire come mai la gente ci gioca sempre, ma li critica sempre. Che è una cosa spettacolare, perché di fatto, se andiamo a vedere i giochi sono semplicissimi. Sì, il sistema di combattimento, soprattutto nei primi, è facilissimo. Proprio una delle cose più facili che abbiamo visto. Che oltretutto io non riesco a capire come mai la gente continua a ripetere il sistema di combattimento dei giochi di Batman Arkham. Tipo, anche quando si parla di giochi tipo Shadow of Mordor, tutti che stanno lì a dire il sistema di combattimento è come quello di Batman Arkham, solo che i giochi di Batman Arkham hanno un sistema di combattimento che è copiato palesemente, ma palesemente proprio, dai primi giochi di Assassin's Creed. Magari non del primo, ma dal 2 in poi, quello è il sistema di combattimento. Tralasciando Origin, che poi cambia le cose in meglio, molto in meglio, secondo me. Comunque, il sistema di combattimento di quei giochi lì è copiato da Assassin's Creed. Comunque, volevo dire, i giochi di Assassin's Creed sono tra i più belli e i più brutti contemporaneamente, perché sono semplicissimi come giochi. Sono pallosissimi come giochi. Cioè, allora, se uno fa soltanto le missioni principali, sono stupendi. Veramente stupendi. Perché ci stanno delle storie con intrighi, assassini, eccetera, eccetera. Il problema è che la parte bella, ma veramente bella del gioco, arriva poi dal trovare... Ora state sentendo le nostre cocorite qui a casa che cinciullano. Comunque, la cosa bella, di queste, le cose più belle di questi giochi sta nella lore, riguardante popolazioni antiche e cospirazioni varie, che però si trovano nei collezionabili che sono totalmente opzionali. Questo significa che per riuscire a trovare quei pochi collezionabili devi praticamente esplorare tutta quanta la mappa del gioco, anche se uno potrebbe effettivamente andare su internet a cercare una guida, ma alla fine dov'è il divertimento in questo? E ecco, esplorare tutta quanta la mappa del gioco, che è una cosa totalmente inutile, rende l'esperienza totalmente pallosa. Però io capisco anche perché hanno fatto una cosa del genere, semplicemente perché se uno segue solo la storia principale, il gioco finisce subito, è veramente corto, e quindi l'hanno dovuto diluire con una marea di collezionabili, ma proprio tanti collezionabili, ma proprio un numero infinito di collezionabili, e non c'è cosa più pallosa del mondo che stare lì
per una settimana soltanto a girare per cercare collezionabili senza andare avanti con la storia. Questo sinceramente rende i giochi Assassin's Creed pessimi. Il punto però, ora capisco anche come mai la gente, intanto qui stiamo vedendo che Thomas verrà destituito, questo è un colpo di scena, destituito dal ruolo di maestro, di gestore del castello di Budok domani a mezzogiorno, che per noi sarà probabilmente qualche settimana. Non proprio domani a mezzogiorno, comunque lo registrerò quanto prima. Dicevo, capisco come mai la gente generalmente dice che la trilogia di Ezio Auditore è la più bella. Stiamo parlando quindi di Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations. Ma perché in quei giochi c'è la dose più massiccia di lore, non è una questione di gameplay, ok? Anche se molte persone dicono che è per il gameplay, per il personaggio, sono stronzate, è una questione di lore. Nei giochi della trilogia del 2, quindi di Ezio Auditore, sono i giochi con la più alta concentrazione di dettagli interessanti cospirazionistici su civiltà del passato, templari, assassini, manipolazione degli eventi storici, eccetera, eccetera, ed è quello che rende le cose più interessanti. Una volta finito il 2, ok, che poi c'è stato il 3 che non è piaciuto tantissimo, ma perché già nel 3 ce ne stavano molti di meno di questi dettagli, ok? Ma una volta finita quella trilogia, i giochi magari migliorano, sono migliorati tantissimo dal punto di vista di gameplay, ma sono peggiorati tantissimo da un punto di vista di lore. E visto che i giochi comunque di Assassin's Creed sono sempre stati giochi che sono stati più basati sulla lore che sul gameplay, anche perché generalmente i personaggi non fanno mai quello che tu dici di andare a destra, quelli saltano a sinistra, vuoi salire per una scala, si arrampicano, vuoi arrampicarti, si buttano giù da un dirupo, lasciamo perdere, proprio. Come sono coglioni i personaggi di questa serie, no? Più si va avanti, più hanno migliorato il gameplay, più hanno tolto elementi di lore, e quindi più si va avanti, più la gente critica questi giochi, che in realtà come gioco, puramente come gioco, vanno migliorando, ma peggiorano da un punto di vista di lore, e quindi la gente li critica sempre di più. Però, visto che oramai è cominciata una ricerca, no? Per i dettagli di lore, di tutto quanto che ci sono sempre presenti all'interno di questi giochi, la gente continua a comprarli, continua a giocarli, eccetera, eccetera. E li capisco pure perché comunque la lore di Assassin's Creed non è inventata da niente. E questo è il bello, ci cioè stanno ricerche di anni e anni e anni, ok? In cui molte delle cose che vengono dette su civiltà antiche, la creazione dell'uomo, possibile tecnologia, chiamiamola aliena, che non significa extraterrestre, ma semplicemente aliena, ovvero di qualcuno diverso da noi, cospirazione, eccetera, sono tutte quante basate su delle ricerche realistiche. Ok, non sono inventate alla cazzo di cane come pensano tante persone. Ed è proprio questa la cosa che li rende estremamente interessanti. Sono ovviamente ricerche che non vengono divulgate dai media, perché se no si andrebbe ad attaccare quella che è la più grande organizzazione, il più grande mezzo di controllo del mondo, ovvero la religione. Però esistono sul serio. Comunque. Parlando, ciarlando, siamo arrivati alla fine della puntata con Thomas che dovrà essere destituito domani a mezzogiorno, quindi scopriremo domani a mezzogiorno, che sarà probabilmente tra qualche settimana a mezzogiorno, cosa succederà. Vi auguro uno splendido proseguimento di giornata.